Puntuale come la creatività dei più giovani è tornato anche quest'anno il Marano Ragazzi Spot Festival, il festival nazionale degli spot di pubblicità sociale realizzati dai ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori italiane. Un appuntamento che conferma quanto i più giovani siano portatori sani di nuove visioni. Emerge probabilmente che le scuole riescono a essere al passo con i tempi, riescono ad essere, diciamo, sulla notizia, e quindi i temi non sono sempre quelli soliti: solidarietà, Marano, tanta lotta alle mafie nel passato, non perché la lotta alla mafia oggi sia da dimenticare, ma c'è attenzione, che ne so, al problema del web, e quindi dalle dipendenze dal web, ma anche alle forme di bullismo e di cyberbullismo, o il problema emergente, attenzione all'omofobia, al maltrattamento delle donne, e questo mi sembra bello e interessante, come la scuola possa essere anche una sorta di osservatorio privilegiato per ragionare su certe tematiche. Scopo del festival è stimolare le nuove generazioni all'uso dei nuovi linguaggi per veicolare messaggi più diversi. Lo spot della giornata nazionale dell'impegno per il 21 marzo viene preparato al Marano Ragazzi Spot Festival, quindi libere a pieno titolo dentro questo festival, e se ne nutre sapientemente. Tutela per l'ambiente, legalità, rispetto del prossimo e dipendenze sono solo alcuni dei temi scelti dai più giovani, capaci di scuotere le coscienze anche degli adulti. Perché questo è un luogo veramente meraviglioso in cui non si dice per finta, diamo la parola ai ragazzi, ma si materializza il fatto che loro esprimono le loro idee, la loro creatività, la loro forza, la loro fantasia. Sai, 17 anni, migliaia e migliaia di spot sui temi della legalità, sui temi della cittadinanza attiva, e abbiamo visto oggi questa edizione nuova con tante cose importantissime. E mentre la 17ª edizione si chiude, già si pensa a ciò che avverrà il prossimo anno, il tutto sotto lo stendardo dell'internazionalizzazione. Ascoltare dal vivo la voce dei ragazzi d'Europa, che quest'anno ci hanno mandato i prodotti attraverso la rete dei festival internazionali, e sarebbe bello l'anno prossimo cominciare ad ospitarli qui ed ascoltare anche da loro le loro testimonianze.